Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati a questo ultimo appuntamento del campionato che si è concluso. Avremo tempo e modo di parlare naturalmente del calcio del futuro, come ben sapete anche a biglie ferme naturalmente si parla di mercato, si parla di movimenti, allenatori, giocatori, dirigenti, insomma tantissimi argomenti. Però nel weekend si è conclusa la 38esima ed ultima giornata di campionato, che ha dato verdetti particolari. Mancava soltanto la zona europea, che ha regalato più di qualche sorpresa e qualche strascico che naturalmente resterà anche per questa estate. Ne parleremo come tutti i martedì sera in compagnia di Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, ben ritrovato. Sicuramente una stagione particolare, la prima interamente e tristemente possiamo dire caratterizzata dal coronavirus, con la speranza che quando si ripartirà il prossimo agosto ci potrà essere, sia pure a numero ridotto, comunque la presenza degli spettatori. Ultima giornata che si chiude, lo dicevamo in apertura, con una serie di verdetti particolari. Come sempre però andiamo la prima a leggere la 38esima giornata, che si è aperta con Cagliari-Genoa. Hanno vinto i rossoblu genoani per 1-0, poi Sampdoria-Parma 3-0, pareggio a reti bianche tra Crotone e Fiorentina, poi domenica alle ore 15 vittoria dell'Inter contro l'Udinese, poi nella serata si è deciso tutto in zona Europa perché il Milan, grazie a due rigori di Franchessy, sbanca il Gevis di Bergamo e ottiene la qualificazione in Champions League. Vince allo stesso modo la Juventus contro il Bologna, vince il Sassuolo contro la Lazio, ma non basta per l'Europa. Pareggio tra Torino e Benevento, che nulla avevano più da chiedere alla stagione, pareggio tra Spezia e Roma con un gol nel finale di Mkhitaryan che dà la qualificazione alla Conference League per i giallorossi, i nuovi giallorossi di Mourinho, e il pareggio, quello sicuramente più delicato e che fa male ai tifosi partenopei, è quello casalingo del Napoli contro il Verona. Dunque la classifica finale della 38esima giornata certifica, come già avvenuto da qualche settimana, la vittoria dell'Inter e poi il Milan, quindi le due milanesi che fanno doppietta, primo e secondo posto. L'Atalanta arriva al terzo posto, al quarto c'è la Juventus e il Napoli per un solo punto si deve accontentare dell'Europa League, al pari della Lazio che chiude sesta la stagione, e poi la Roma che invece è in Conference League. Nella parte finale era già tutto deciso, sono Benevento, Crotone e Parma che devono salutare la Serie A. Anche qui questa settimana tante belle partite, non ti dico la partita dell'anno, se vuoi ce l'hai in mente la possiamo anche affrontare, prima però come sempre la partita della settimana. La partita della settimana sicuramente Atalanta-Milan, poiché era la partita sulla carta più difficile per l'obiettivo dei rossoneri, che non hanno deluso le aspettative con un grande Kessié che ha fatto la differenza e che si è preso anche una grande responsabilità in un momento molto molto pesante e delicato per i suoi. Felice per il secondo posto oltremodo del Milan, che l'ha meritato per quanto visto anche durante tutto l'arco della stagione. Sposo anche un po' le parole nel post gara di commento di Costa Curta, il quale ha dichiarato: avevo dato morto almeno 4 volte il Milan durante questa stagione, invece ha sempre riuscito a risollevare la china, ha sempre trovato il modo per risollevarsi e per raggiungere comunque i suoi obiettivi. Stagione assolutamente positiva per la squadra di Pioli, che ha gettato anche le basi per un futuro che sarà sicuramente molto molto convincente, e la dimostrazione che poi anche senza Ibra la squadra comunque ha una sua identità, le sue caratteristiche, le mantiene comunque ben vive nell'arco di tutta la partita. Quindi complimenti assolutamente a Milan. Sicuramente una grande stagione, una stagione da montagne russe. Era partita fortissimo, poi un calo nella seconda parte della stagione, considerato anche il più di qualche problema legato a Zlatan Ibrahimovic, ma una squadra che comunque è rimasta compatta grazie anche alla solidità in mediana, soprattutto di Kessié, che ha segnato 12 gol in stagione, di cui 10 su calcio di rigore, quindi grande freddezza del Livoriano. Parlavi di futuro, impossibile non andare a parlare della situazione legata a Donnarumma. Grande dispiacere, ma il Milan ha fatto la sua mossa, ha chiuso Maignan, 13 milioni più 2 di bonus,
prende il portiere che ha guidato tra gli altri Lille di Galtier alla vittoria del titolo, e quindi una situazione particolare. Insomma, la storia di Donnarumma la conosciamo tutti, una carriera nel Milan esordito giovanissimo e se ne va così a zero, insomma, fa male. Fa male, in primis un grande colpo di mercato da parte del Milan, anche perché è sempre difficile dare un addio doloroso, sofferto, certo, a un giocatore che comunque è stato veramente lanciato giovanissimo in rossonero e ne ha fatto poi sia la fortuna della sua carriera ma anche la fortuna del club. Quindi assolutamente una mossa vincente, è un portiere comunque di grande esperienza e che viene comunque da un anno vincente, appunto. Quindi assolutamente una grande mossa da parte del club rossonero. Per quanto riguarda Donnarumma, le nostre sensazioni delle scorse settimane purtroppo sono state tutte esatte, tant'è vero che il divario tra domanda e offerta non era neanche tantissimo, però sia il Milan che lo stesso giocatore con il suo procuratore hanno un po' giocato d'orgoglio, nel senso che una volta, nel momento in cui non si sono incontrate comunque le parti, hanno deciso di separare le proprie strade. Il punto di domanda rimane proprio sul futuro a questo punto di Gigio Donnarumma, perché io ho paura che possa compiere delle scelte sbagliate per la sua carriera, anche se parlando anche ieri con dei colleghi, la mia sensazione è che comunque abbia già trovato un accordo per il bianconero. Non so perché poi non se ne parla. No, certo, è un però... po' sotto banco. Sì, è una mia sensazione, perché poi con l'addio di Buffon sicuramente si vorrà cercare un portiere di affidabilità e potrebbe essere Donnarumma, anche perché poi ovviamente credo voglia restare in Italia in una big, altrimenti guarderà, certo, sicuramente anche all'estero con un ingaggio importante, ed è stato un po' questo anche il nodo delle ultime settimane, però la Juve potrebbe essere una delle opzioni dello stesso Donnarumma. Sì, piace molto ai bianconeri, insomma, penso siano tantissime le squadre che vorrebbero avere un portiere come Donnarumma, classe 99, una già grande esperienza in Italia, anche con la nazionale, come diceva giustamente Alessia, c'è la Juventus, ma c'è anche il Paris Saint-Germain sulle tracce del giovane portiere della nazionale. Parlando di Juventus, in una settimana forse cambia un po' la stagione, perché la Juve prima vince la Coppa Italia, poi ottiene, sia pur con la debacle, così si può definire, del Napoli, la qualificazione in Champions League. Grandi festeggiamenti negli spogliatoi per una squadra che nei 9 anni precedenti aveva vinto il campionato. Comunque non facile naturalmente ottenere questi traguardi. Pirlo, la sua prima stagione da allenatore, vince 2 trofei, dunque ti chiedo, la stagione è comunque fallimentare? L'ha salvata nell'ultima settimana, l'ha salvata assolutamente, anche perché erano 2 appuntamenti non facili, sia quello della Coppa Italia contro l'Atalanta, la squadra del momento, la big da battere, la squadra che gioca meglio in questo momento sicuramente in Italia, ma non solo, nell'ultimo periodo, possiamo dire negli ultimi anni, con un'assoluta continuità, ed è stata quella già una vittoria molto importante, un segnale molto importante. Fatto sta che ha conquistato poi il piazzamento Champions, obiettivo minimo ovviamente per la stagione dei bianconeri, che hanno visto sfumare anzitempo lo scudetto che è andato meritatamente all'Inter, anzitempo l'eliminazione dalla Champions, quindi il minimo insindacabile era appunto conquistare un piazzamento Champions, per demerito però dobbiamo dire anche del Napoli, poiché è passato tutto per la gara, l'assurda gara del Maradona, ne parleremo sicuramente dopo. Fatto sta che ovviamente l'ultima gara condiziona sempre tanto, certo, i giudizi, sia in negativo che in positivo, così come ovviamente i verdetti per le prime della classifica. La stagione della Juve è stata diversa rispetto alle altre, l'abbiamo già analizzato anche nelle scorse settimane, c'è stata anche tanta confusione tattica dello stesso Pirlo, che ha cambiato praticamente formazione quasi in ogni gara, non solo tatticamente ma proprio come idea di gioco, idea degli uomini, certo, da schierare, e questo sicuramente non ha giovato. Però la Juve deve un attimo riflettere, chiudersi tra 4 mura, riflettere sul futuro, anche perché le parole di Cristiano Ronaldo sembrano abbastanza, sì, chiare, quindi sarà quasi sicuramente, perché poi nulla è scontato nel calcio, però quasi sicuramente addio. Quello di Pirlo,
Sembra comunque al momento ancora in bilico, mi ha fatto tanta tenerezza quando nel post gara gli hanno chiesto se fossi una persona esterna riconfermeresti Andrea Pirlo e lui non ha neanche fatto terminare la domanda, ha detto certo mi riconfermerei subito ovviamente, proprio perché è voglioso di dimostrare il suo valore, l'attaccamento a quei colori che sono stati da sempre anche certo. suoi per lungo tempo e con i quali veramente ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano. Quindi con un progetto diverso, con delle idee più chiare, magari si può andare avanti anche con lo stesso Pirlo. Sicuramente ne parleremo nelle prossime settimane, dunque in una settimana particolare la Juventus salva la stagione, prima la Coppa Italia, poi la Champions League, situazione forse un po' diversa per l'Atalanta, che arriva ancora una volta vicinissima al traguardo, sia vittoria Coppa Italia, sia secondo posto, aveva già raggiunto la settimana precedente la qualificazione in Champions League con l'ausilio della matematica, che nel calcio spesso è importante, però arriva la finale di Coppa Italia ed è persa, è uno scontro comunque importante contro il Milan, che comunque secondo o terzo posto direte voi, la Champions League è stata comunque raggiunta, c'è un discorso economico, ballano un 3 milioni che insomma comodo sempre fanno, e dunque ti chiedo che cosa manca a questo punto alla squadra di Gasperini per fare quel passo in avanti. Gasperini era comunque abbastanza soddisfatto dopo la gara contro il Milan, era sorridente, disteso, poi è stato bellissimo perché al momento del triplice fischio finale i volti di tutti gli allenatori si sono magicamente distesi in pochi secondi, proprio perché hanno sentito tanto le difficoltà di quest'anno, l'hanno dichiarato, giocare ogni 3 giorni, soprattutto coloro che sono stati impegnati anche nelle competizioni europee, i turni infrasettimanali, gli infortuni, il Covid, l'assenza del pubblico, è stato un anno veramente molto difficile. Fatto sta che effettivamente secondo posto che l'Atalanta per continuità comunque avrebbe meritato, allo stesso modo del Milan che è stata poi anche un po' la sorpresa dell'anno, anche perché come ho detto prima l'Atalanta veramente sta dimostrando tanta continuità negli anni, negli ultimi anni, sia a livello nazionale che internazionale, perché sta facendo molto bene anche in Champions, quindi ribadisco che secondo me manca quel briciolo di esperienza in più, soprattutto quella calma psicologica che faccia perseguire il risultato fino alla fine, perché anche nella gara di Coppa l'Atalanta è stata mortifera nel primo tempo, veramente un grandissimo primo tempo, nel secondo ha abbassato i ritmi, c'è stato un po' un calo sia fisico che psicologico e la Juve ovviamente da bestia famelica nell'accezione più positiva possibile del termine ha fatto di un sol boccone ogni occasione che le è capitata, quindi manca sicuramente un po' questo, ma non solo all'Atalanta, a tante altre squadre anche. Sicuramente una stagione particolare, quella dei bergamaschi, mancava poco, però come anche visto in Champions League, insomma, la squadra c'è, sta dimostrando il suo valore e merito naturalmente del grande lavoro dello staff di Gasperini. La zona Europa che è stata poi conclusa in attesa naturalmente del Napoli, di cui parleremo ampiamente dopo, dalla situazione romane con la Lazio che aveva già raggiunto la qualificazione in Europa League e la Roma che per il rotto della cuffia rischia contro l'ultimo Sassuolo di Roberto De Zerbi, vince il Sassuolo contro la Lazio, pareggia la Roma con Mkhitaryan che tra l'altro è stato l'unico giocatore in stagione a realizzare la cestistica doppia-doppia con 13 gol e 10 assist. Arriva adesso Mourinho, ti aspetti una rivoluzione? Sì, mi aspetto una rivoluzione anche perché c'è stato l'ennesimo anno di discontinuità da parte della Roma in particolar modo. Effettivamente anche contro lo Spezia ha dovuto rimontare ed ha conquistato un traguardo ampiamente alla portata soltanto negli ultimi minuti, potremmo dire, nell'ultima gara di campionato. Quindi qualcosa bisognerà assolutamente fare. In primis ricercare la maggior tranquillità per quanto riguarda la situazione societaria, che sembra al momento essersi comunque tranquillizzata, il progetto è vincente e le ambizioni sono tante. Poi bisognerà fare tanto e soprattutto acquisti mirati anche in sede di mercato, ma come dicevo anche ieri a degli amici, Mourinho è un, possiamo dire, un passaggio automatico per quanto riguarda un ottimo mercato. Il classico allenatore che si può permettere la consueta telefonata direttamente al giocatore
allenatore, sì, convincerlo di arrivare ovviamente a approdare alla Roma, cosa che non tanti si possono permettere in questo momento, forse lo stesso Allegri, io parlo ovviamente del panorama italiano, lo stesso Allegri, magari Conte, però già un allenatore magari come Sarri, per quanto sia bravissimo, forse uno dei più bravi in Italia e non solo, però alzasse il telefono, non lo so, con Messi magari lo potrebbe mandare anche ad acquistare il sale, come si dice qui dalle nostre parti. Nonostante ciò mi aspetto comunque una grandissima Roma anche nella, soprattutto a partire dal prossimo anno, che dia vita comunque a un progetto a lungo termine per conquistare comunque risultati importanti e dire la propria anche in Conference League, perché sì, no? Sì, la nuova competizione UEFA che avrà il suo esordio dalla prossima stagione. L'obiettivo della UEFA è quello di coinvolgere sempre più squadre, una competizione nuova che automaticamente riduce anche le partecipanti all'Europa League. Prima di proseguire noi ci prendiamo il nostro consueto break pubblicitario, restate con noi, torniamo tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live, come tutti i martedì, dagli studi di Teleprima. Dopo l'analisi iniziale legata alla 38esima giornata del campionato che si è concluso, il campionato si è concluso e male per il Napoli, che impatta contro il Verona al Maradona, una partita difficile, nervosa, che il Napoli non riesce praticamente mai a condurre, e con i risultati degli altri campi viene tra virgolette condannata da un punto di vista sportivo all'Europa League. Insomma, prima di parlare del futuro, giusto secondo me un attimo focalizzarsi sulla partita. Il Napoli la Champions l'ha persa col Verona o l'ha persa prima? L'ha persa nella testa sicuramente contro il Verona, anche perché a differenza degli scorsi anni dove sono avvenute poi situazioni simili, il famoso scudetto perso in albergo, il Napoli è arrivato alla gara interna poi contro il Verona veramente nel migliore dei modi, fisicamente, psicologicamente, dalla bella e convincente vittoria di Firenze, con tutti gli uomini a disposizione, col vantaggio di poter tranquillamente vincere senza neanche guardare gli altri risultati. Quindi veramente aveva tutte le carte in regola per conquistare questa qualificazione alla Champions, che sarebbe stato poi quasi un mezzo miracolo per quanto accaduto nuovamente in questo lungo anno, e Gattuso ne sa qualcosa. Fatto sta che per quanto visto, meglio non visto, da parte del Napoli contro il Verona, non meritava l'accesso alla Champions. Questo lo possiamo dire tranquillamente e con tutta l'onestà intellettuale del lavoro che facciamo, perché una squadra che si sta giocando un risultato così importante, una vittoria così importante, non può scendere in campo a partire dal suo allenatore assolutamente impaurita. Onore assolutamente anche al Verona, che ha giocato una partita solida, precisa, compatta in tutti i reparti, un attacco che ha saputo fare la differenza, una difesa imperforabile. Osimhen, penso, sogna ancora Gunther che lo rincorre in qualsiasi, sì, porzione del campo, una mediana che ugualmente arcigna, ma il Napoli davvero non
c'era nella testa. Mi hanno detto sì, è stato imbrigliato tatticamente, è vero, ma non puoi sbagliare i passaggi ad un metro di distanza dal tuo compagno, perché vuol dire che la mente non c'è in quel momento. Anche perché poi, soprattutto nel secondo tempo, dopo la rete che fortunatamente ha portato poi gli azzurri in vantaggio al 60esimo, qualche occasione c'è stata, la partita si era distesa, poi l'ennesima distrazione totale in difesa con un lancio di 60 metri veramente incredibile ha fatto sì che il Verona raggiungesse persino il pareggio. Quindi c'è molto da analizzare per il Napoli, per la società del Napoli, perché è anche un po' una partita figlia degli stessi errori che si commettono anche in sede di mercato, perché si è visto che è mancato un leader, colui che riuscisse a prendere anche la squadra per mano, che tranquillizzasse anche i calciatori, certo. Perché ti ripeto, la paura per la conquista di un piazzamento Champions non è opinabile. Abbiamo visto il Milan che ha mangiato il campo, la Juve che ha mangiato il campo, e forse i tifosi si aspettavano questo al di là del risultato, perché le partite si possono vincere, si possono perdere, non era scontato vincere, ma neanche contro la Fiorentina, ma l'atteggiamento in campo degli azzurri è stato per i tifosi assolutamente mortificante. Sì, non è piaciuto, leggendo anche molti commenti appunto dei supporter partenopei, non tanto quelli degli addetti ai lavori, che hanno evidenziato appunto una carenza di mordente, di aggressività, che alla fine è stata in qualche modo certificata dal risultato finale. Quel che è stato inoltre certificato è stato il saluto, forse un po' freddo, via social, del presidente De Laurentiis, che ha voluto ringraziare il tecnico calabrese per l'impegno profuso, salutando anche la sua famiglia. È arrivata poi in giornata una risposta molto bella di Gattuso, che allo stesso modo ha ringraziato tutta la città e anche la dirigenza per l'opportunità che gli è stata concessa per programmare adesso il suo futuro. Potrebbe essere Firenze la meta ambita dal tecnico, un modo di salutarsi, un destino che sembrava comunque scritto già nelle settimane. Adesso sono tanti i nomi che si susseguono per la panchina azzurra, tra gli ultimi c'è anche quello di Marcelino, l'attuale tecnico dell'Athletic Bilbao. C'era Conceição, un'indiscrezione del Corriere dello Sport 24 ore prima, sì, poi sono, verificando le loro fonti, si sono resi conto che erano saltati i piani. Ti piacerebbe, insomma, siamo tutto sempre nell'arco delle ipotesi. Qual è il tecnico che ti piacerebbe vedere adesso? Allora, parto prima dal saluto di Gattuso, che secondo me è stato un po' figlio anche della partita disputata dal Napoli. Il presidente De Laurentiis si sarà sentito necessariamente ferito nell'orgoglio dopo la prestazione e l'atteggiamento proprio della sua squadra, e quindi di pancia secondo me ha scritto quel tweet, ma sicuramente, a differenza di quello che molti hanno detto, si saranno parlati prima, certo. Non l'avrà assolutamente capito da quel messaggio in pochi caratteri. Fatto sta che ovviamente è stata un po' una caduta di stile da parte della società, anche perché ha confermato il silenzio stampa, sì, proprio per non lasciar parlare Gattuso e poi lasciargli la possibilità di rispondergli soltanto in questi giorni. Fatto sta, l'abbiamo ripetuto più volte, il rapporto era logoro ormai da tempo, evidentemente una ferita che non si è mai rimarginata da una parte e dall'altra, ma e poi ovviamente la gara contro il Verona è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi purtroppo ha fatto terminare tutto nella maniera veramente peggiore possibile. Anche io mi unisco al coro di un grande in bocca al lupo per mister Gattuso, perché sono certa che ovunque vada farà bene, anche perché è un uomo tutto d'un pezzo che, certo, fa bene comunque al calcio italiano, perché ce ne sono pochi come lui, quindi farà molto bene, anche se la sua destinazione dovesse essere in Italia, ad esempio appunto si parla della Fiorentina. Per quanto riguarda il nuovo allenatore del Napoli, mi sembrava strano, tutto troppo in fretta, e siamo abituati invece a periodi molto più lunghi, sì, in casa Napoli, stesura di contratti, lettura di contratti, quindi veramente immaginavo qualcosa che andasse storto, anche perché si parlava di deadline già nella giornata di domani per un'eventuale presentazione, firma di contratto, quindi tutto molto rapido.
Ovviamente il Napoli si è cautelato già da tempo, non sta ricercando da ieri il nuovo allenatore. Ovviamente aveva una lista di profili preferiti, si parlava non solo di Conceição ma anche dello stesso Allegri, che molti media hanno confermato come essere comunque all'apice della lista dei desideri del club partenopeo, ma la situazione comunque con la mancata Champions un po' si complica, sì. Anche perché sarà effettuato un mercato diverso, nonostante ci dovessero e ci dovranno essere parecchi introiti che arriveranno dalle cessioni, come spesso abbiamo detto. E ti dirò, con Conceição mi sarebbe piaciuto, mi incuriosiva molto, sì. La sua idea, le sue caratteristiche, un tecnico molto versatile, farebbe davvero bene al Napoli. È stata un po' questa la pecca degli azzurri nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno con la gestione Gattuso, l'essere poco versatile anche a gare in corso, e l'abbiamo visto anche domenica contro il Verona. E fatto sta che io resto sulla mia linea, ovviamente anche l'ipotesi Allegri continua, certo. A incuriosirmi, perché è un tecnico esperto che farebbe mercato, come ho detto prima, riuscirebbe a portare qualche giocatore importante, come ha fatto poi in passato Benitez, perché secondo me le operazioni di mercato ora devono essere quelle. Sì. Prendere Vari, Reina, Albiol, Higuain, per dare proprio un mordente e una carica da leader a questa squadra, che ha bisogno di un'ossatura forte anche per il futuro, anche per l'Europa League, che non va assolutamente snobbata in casa Napoli, a differenza degli scorsi anni, anche di quello in corso. E poi ovviamente, se il profilo dovesse essere più basso, punterei comunque su un tecnico italiano che già conosce le dinamiche e che possa far giocare bene la squadra, perché il Napoli ha bisogno sì di mercato, ma anche di un'idea di gioco e un'identità precisa, e che possa anche con un certo brio, con un gioco, certo. Veloce così come era prima, poter colmare poi il gap con le avversarie, perché Juve e Inter già partono da un livello molto molto alto. Quindi io rincalzo con il mio italiano, quindi lo rilancio anche per questa puntata, non mi dispiacerebbe tra le scelte low cost, per così dire. Sicuramente tanti nomi, insomma, che si susseguono, ma come diceva giustamente Alessia, la mancata qualificazione in Champions League limita un po' il raggio d'azione anche per quanto riguarda il mercato. Tra i vari dubbi, non tanto di giocatori in partenza, c'è quello legato a Lorenzo Insigne. Anche qui situazione di rinnovo in stallo, una situazione che non sta piacendo a molti tifosi, viste le richieste, il mancato incontro, insomma, tra il giocatore, il suo entourage e la dirigenza. Secondo te come andrà a finire? Andrà a finire che rinnoverà, secondo me, anche perché non riesco a vedere in questo momento, in un anno importante anche per gli europei, in un momento importante anche per i prossimi mondiali, un Lorenzo Insigne lontano da Napoli. Credo che farà parte comunque della base per la mini rifondazione azzurra a partire dall'allenatore, e poi il Napoli non può permettersi di privarsi di troppi giocatori, anche perché credo che con l'addio di Gattuso e con questa mini rivoluzione Koulibaly possa davvero andar via, così come Fabian, come, sì. Abbiamo detto anche nelle scorse puntate, già lì si potrebbe avere un certo tesoretto, oltre a tutti i calciatori in scadenza, la problematica terzini. Quindi credo che sicuramente un accordo verrà trovato, forse dopo gli europei a questo, sì. Punto se ne parlerà sicuramente un po' anche in questi giorni, poiché i calciatori vogliono affrontare, chi avrà le nazionali, comunque questa avventura importante in maniera serena, quindi sarebbe importante anche parlarne già da ora, avere le idee un po' più chiare, anche perché dopo poi il Napoli già parte per il ritiro, deve avere il nuovo allenatore, quindi sicuramente loro si aggregheranno poi ad agosto a Castel di Sangro, però sarebbe già importante delineare comunque la strada per il futuro, che poi è comunque abbastanza vicino. Sicuramente con l'ottica europeo si riavvicinano un po', insomma, sì, si accorciano molto. Moltissimo i tempi, tra meno di un mese è già fissato l'inizio del primo europeo itinerante della storia. Si partirà tra l'altro l'11 di giugno, proprio con l'Italia impegnata all'Olimpico in un match tutt'altro che scontato contro la Turchia, ma come diceva giustamente Alessia, c'è bisogno un attimo di programmare in maniera più rapida il futuro, proprio perché naturalmente le tempistiche del calcio, non solo ai tempi del Covid, ma proprio di un calcio in ottica europeo, ci sono anche i giochi olimpici che comunque hanno la loro parte, devono essere in qualche modo rimodulati. Napoli cambierà qualcosa, questo quasi sicuramente dovrà cambiare qualcosa il Benevento che lascia dopo una straordinaria stagione in Serie B, è salito con grandi
favori, dei pronostici per una salvezza, non si può dire tranquilla, ma insomma una salvezza che si poteva raggiungere, grandi investimenti della presidenza Vigorito, arriva un girone di ritorno difficile, una sola vittoria contro la Juventus, il pareggio in contemporanea della, non contemporanea, il pareggio della Lazio e del Torino sancisce la matematica retrocessione, tra virgolette spedizione punitiva del presidente Vigorito che ordina la trasferta da Benevento a Torino in pullman, insomma rispetto a un volo charter sono 12 ore di volo di tragitto in più, non facile. Una stagione, un peccato per i Sanniti che avevano iniziato molto bene, poi si sono visti sfuggire via la salvezza, si ripartirà quasi certamente senza Filippo Inzaghi e allora ti chiedo cosa serve a questo punto al Benevento per ripartire e ritornare quanto prima in Serie A? Veramente un peccato per il percorso del Benevento che aveva fatto benissimo nel girone di andata, purtroppo nel girone di ritorno se non si fanno punti non si va avanti. Certo. Anche perché l'abbiamo detto spesso, nonostante la loro discontinuità, però Torino, Cagliari, lo stesso Spezia, la Fiorentina, sì, che prima era più bassa, poi ha recuperato posizioni, hanno comunque detto la propria, hanno messo in difficoltà ogni avversaria fino all'ultima giornata, anche lo stesso Parma già retrocesso, il Crotone, quindi non fare punti anche in un calendario molto complesso, sì, che ha avuto la sfortuna di dover giocare il Benevento ma anche negli scontri diretti è stato ovviamente un suicidio in casa giallorossa. Nonostante ciò è venuto a mancare anche un po' di serenità, forse dopo, come abbiamo ripetuto spesso, la gara vinta contro la Juve si pensava di avere un po' la salvezza in tasca, quindi ci si è ammorbiditi un attimo nel momento in cui poi bisognava tornare a, sì, correre nuovamente e furiosamente. Un Benevento che è stato sfortunato anche per quanto riguarda gli infortuni durante tutto l'arco del campionato, della stagione, quindi veramente un peccato, ma la società ha basi solide per poter ripartire subito alla grande senza, sì, fare un campionato un po' intermedio ma già di altissimo livello. Peccato anche per Pippo Inzaghi, aveva fatto vedere ottime cose ad inizio stagione, poi volente o nolente si è dovuto troppo snaturare, questo un po' mi è dispiaciuto, infatti abbiamo visto comunque un Benevento anche tatticamente diverso e forse anche questa è stata un po' la condanna in quanto i risultati non sono più arrivati. Nonostante ciò però ti ripeto, è vero che si sono interscambiate poi Benevento e Salernitana, quindi, sì, vedremo comunque un'altra campana nella massima serie. Però sono convinta che nuovamente il prossimo anno vedremo un Benevento protagonista della cadetteria. Sì, sicuramente una stagione delicata, quella della ripartenza, ma mi associo al pensiero di Ale su un discorso di una grande proprietà, di una dirigenza seria, non a caso il campionato di Serie B, quello precedente, è stato vinto senza mezzi termini, sì, insomma. Ed è tutt'altro che semplice, perché comunque il campionato di Serie B è sempre molto molto competitivo, il Benevento retrocede, ma un Benevento che sono certo dall'alto della sua storia tornerà sempre più in forma, tornerà più forte, qualunque sia la scelta della dirigenza. Noi torneremo, ma torneremo settimana prossima perché siamo in chiusura, rinnovo come sempre gli appuntamenti qui di Teleprima, ritroverete Alessia il prossimo venerdì alle ore 21.30 con Prima Serie A, l'appuntamento invece con il tandem Vassura-Bartiromo è per martedì prossimo, sempre qui dagli studi di Teleprima alle ore 21.30. Io ringrazio come sempre Alessia per il suo contributo. Grazie a te, è sempre un piacere. Ci vediamo allora martedì prossimo qui come sempre dagli studi di Teleprima con Sport 91 Live. Grazie come sempre a voi per averci seguito, arrivederci e buona serata.